Un saluto agli amici di 1001 Avventura. Giochiamo ad Assassin's Creed 3. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare, ma qualcosa di più grande vi avvicina. È più grande di tutti noi. E se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Sopra questo furgone sarà... Beh, come inizio non ci ho capito molto, ma mi sembra che, come al solito, dovremo salvare il mondo. E allora scendiamo da questo furgone e avviamoci al salvataggio del nostro pianeta. Andiamo. Sembra che sappiano tutti il fatto loro, perciò noi li seguiamo con fiducia e questo tizio con questa palla d'oro luccicante sembra il protagonista e non vedo l'ora di provare qualche acrobazia di parkour, visto che Assassin's Creed è famoso soprattutto e anche per appunto le acrobazie che è possibile fare con grande facilità. Vediamo che succede. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto farlo. Classica citazione da Alice nel Paese delle Meraviglie, che sembra una costante di questi giochi e film. Mi sa che ci siamo. Che sono basati su queste ambientazioni così fantasy. Finora sembra tutto così facile, troviamo pezzi da incastrare un po' dappertutto e tutti combaciano e si aprono porte, si illuminano ambienti come se niente fosse. Bene, così cerchiamo di arrivare al dunque. Portali incredibili, tecnologie inimmaginabili che mescolano varie suggestioni prese da tante ispirazioni diverse che appunto ci porteranno a scoprire il mistero che sta portando alla fine del mondo. Signore? Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato, tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Purge vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendervi? Di fronte all'opera. Le fai alla svelta. Non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito. Ecco la nostra prima missione, recuperare una chiave. Come se non ne avessimo recuperate abbastanza. L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? C'è rimasto malissimo, ovviamente puntava anche alla mancia, ma come abbiamo visto, il nostro protagonista è sul tirchio andante. C'è parecchia gente qui intorno, sembrano tutti ignorarci, stanno facendo le loro azioni, questa si sta pettinando i capelli come se niente fosse e quindi c'è poca interazione con l'ambiente, però un colpo d'occhio interessante lo dà. Ora ci dobbiamo avviare attraverso le scale del Covent Garden per raggiungere la sala dove ci sta aspettando Mastro Purge. Buonasera, signore. Di qua, prego. Questo deve essere dell'organizzazione perché ci indica il nostro posto come se ci conoscesse. Scusate, buonasera. Permesso, scusate le spalle. Ecco. Buonasera, Ethan.
Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo rivedo. Attiviamo l'occhio dell'aquila e vediamo chi è il nostro bersaglio. Un bersaglio dorato. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. Bene, a quanto pare la strada più breve per raggiungere il nostro obiettivo è farsi il giro di tutti i loggioni. Le mie umili scuse. Dove? Chiedo venia. Stai fermo lì tu, che non cosa ti alzi a fare. E ora cerchiamo un passaggio senza farci notare troppo. In questo angolino sembra che si possa salire questa scaletta e da qui in poi è tutta acrobazia pura. Rimaniamo appesi come dei pipistrelli a questi cornicioni, nessuno si accorge di noi, e passiamo sotto a questi loggioni, non vedranno neppure le nostre dita passare sul bordo della balaustra. C'è pieno di gente qui, quindi un colpo d'occhio notevole, dà proprio l'idea di un teatro strapieno in cui si sta seguendo quest'opera teatrale. Avrete anche notato i dialoghi molto molto formali, immergono nell'ambiente dell'epoca e nella classe insomma altolocata di cui fanno parte tutte queste persone. Vediamo un po' dove si può passare qui. Forse abbiamo finito di attraversare l'intero teatro e siamo arrivati in questo punto dove forse riusciamo ad accedere dietro le quinte. Ecco, vai dietro le quinte, il nostro obiettivo. Ecco, prima però c'è questa porta chiusa, dovremo in qualche modo cercare di forzarla. A quanto pare basta usare il mouse, armeggiare un po' col mouse e qualcosa si dovrebbe ottenere. Ecco fatto, non è stato difficile. Ora vediamo un po', attraverso il palco, il nuovo obiettivo. Siamo proprio al di sopra degli attori, qui sotto c'è il sipario e ci sono vari scenari appesi. Proviamo ad appenderci, sembra che si debba in qualche modo saltare. Ed ecco che... Ah! Ovviamente sono tutti scenari mobili e potevamo finire sulla scena. Sarebbe stato divertente, soprattutto per il pubblico e non tanto per il nostro protagonista. Qui un saltino verso il basso, recuperiamo altezza e vediamo un po' quest'altra porta. Ma c'è una scaletta, proviamo. Ecco, no, niente scaletta, si salta direttamente. E adesso qui vediamo un po' dove si può andare. Un salto a vuoto. Ecco, si può salire qua. Poi c'è questa mezzaluna, ecco, che ovviamente cede anche questa fino a un certo punto, per nostra fortuna. E ora un altro salto abbastanza... c'è solo questo appiglio, quindi prendiamo la rincorsa e saltiamo, eccoci. Dovremmo essere quasi arrivati dall'altra parte e il nostro obiettivo, la chiave che dobbiamo recuperare, si trova pochi metri più in là. Ci dovremmo quasi essere, qui c'è un gran buio. Ecco, forse ci siamo. Ethan, dovevi venire da me, avremmo trovato un altro modo. Sì, ma così l'avresti saputo.
per quel che vale. Mi dispiace. Anche a me. Non si è visto come è avvenuto il fattaccio. Tra l'altro c'è questo bimbo abbastanza inquietante, immagino che sia un paggetto o qualcosa del genere, e speriamo che non ci denunci, perché insomma adesso dobbiamo anche uscire dal teatro. Buonasera, buonasera. Quindi chissà chi era. Comunque non si è vista una goccia di sangue, comunque la chiave l'abbiamo recuperata dopo aver commesso questo efferato omicidio. Adesso bisogna allontanarsi in fretta. Hanno afferrato un malcapitato che non c'entra niente, per giunta in un luogo completamente diverso, e noi adesso cerchiamo di allontanarci. La folla è abbastanza difficoltosa da superare, si mettono in mezzo, bisognerebbe, ecco, dargli qualche spintarella per spostarli. Ecco, cerchiamo di passare sopra la platea, siamo in galleria, attraversiamo tutta la galleria, e intanto sono tutti allarmati, è stata interrotta la rappresentazione, tutti cercano di capire cos'è successo. Dovremmo essere oltre la galleria, scendiamo ancora qualche rampa di scale e dovremmo essere fuori. Ecco, una missione assolutamente facilitata, un tutorial per imparare i comandi più semplici, per appunto spostarsi arrampicandosi sulle pareti e attraversare la folla e seguire le indicazioni. Perciò niente di che, tutto molto fattibile, e ora, sperando che questi si tolgano di mezzo, continua a cadere gente da tutte le parti, ci avviamo verso l'uscita e saliremo sulla carrozza del nostro aiutante. E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Di una noia mortale, è il caso di dirlo. Andiamo allora. Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene, è un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richiede abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquilli. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba.
E quindi partiamo per l'America, un viaggio pagato non si rifiuta mai, anche se ci toccherà attraversare per qualche settimana l'Oceano Atlantico con tutti i disagi che questo comporta. Vediamo poi in una futura puntata dove ci porterà questo nostro viaggio e di scoprire il mistero che è dietro Assassin's Creed 3. Ciao a tutti!